chum, or con concordanta, echa cola nicha, papalula nicha, or bon papicha, e son congere. Ashen lady, ashen lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now, and I woke up in the morning. I got myself a beer. Allora, ritorniamo a parlare dopo aver fatto un bellissimo discorso fuori onda anche con il nostro Lorenzo, perché penso che questo tema della scuola non si debba soffermare all'istituto scolastico, ma a tutto quanto il sistema che è dietro, compresa l'educazione e i valori che diamo a generazione futura. Allora, Alessandra, ci eravamo lasciati e ti avevo fatto una... dicendo che ti avevo voluto fare una domanda. Allora, io la scorsa settimana ho dato il mio punto di vista da genitore e ho potuto dare la prima impressione di queste prove invalse e di come erano andate dopo quello che mi avevano detto gli insegnanti che avevo interpellato. Ho sentito insegnanti che mi hanno detto che questa volta hanno deciso di non fare sciopero perché si erano stancate, che erano sempre loro a farlo, però le hanno boicottate dall'interno. Ho chiesto come? E mi hanno detto, aiutando i ragazzi nelle risposte, perché hanno falsato questi test rispondendo loro, che poi, togliami una curiosità Alessandra, ma non è quello che viene sempre fatto alla fine, queste le risposte che vengono date ai test vengono date dai ragazzi o sono gli insegnanti? Allora, io so che questa pratica è in uso, ma le colleghe sono state molto ingenue, perché quest'anno il modello matematico messo a punto, ed eravamo stati tutti ampiamente avvertiti, era proprio questo rischio, quello, cioè, di scoprire che in realtà troppe risposte esatte per come erano formulati i test nascondevano qualcosa. Allora voi dovete... Cosa nascondevano? Nascondevano appunto il suggerimento dell'insegnante. E quindi a quel punto tornano indietro i test invalsi. Ah, quindi i valsi sono stati anche... Allora c'è stato furbi, per diciamo, esempio... Sì, cioè, voglio dire, ripeto, io per quello che ho potuto leggere, insomma, le domande non erano così facilmente comprensibili, laddove i docimologi con la D maiuscola si raccomandano sempre, quando si strutturano dei test a risposta chiusa, di essere il più chiari possibili, di reiterare più volte nella domanda il concetto al quale si vuole arrivare. Perché insomma non deve essere un trabocchetto, deve essere allora. Io ne ho vista una pubblicata, era proprio un trabocchetto. Sono in realtà dei trabocchetti. Io quello che mi sconcerta delle colleghe, sebbene fossero state delle organizzazioni sindacali a copertura con uno sciopero dichiarato per il 6 e il 7, addirittura, quindi per tutti e due i giorni di prova della scuola primaria, e quello dichiarato ieri per il 13, l'adesione allo sciopero è stata veramente molto bassa. Sai anche i risultati di ieri?
No, i risultati di ieri non li sono, non ho ancora sentito la mia organizzazione sindacale, non lo so, ma insomma la scuola secondaria è diverso perché sono meno abituati. Noi siamo stati, diciamo così, la cavia su cui si è provata questa, diciamo, forma di misurazione, valutazione. Questo perché noi siamo in realtà la scuola superiore, non è la scuola dell'obbligo scolastico, noi siamo in realtà la scuola di massa per eccellenza, la scuola frequentata da tutti, quindi i primi ad essere colpiti dovevamo essere noi. Quindi c'è stata una bassa partecipazione allo sciopero? Assolutamente nulla, credo. Assolutamente nulla, credo. E io comincio a avere dei dubbi che le colleghe siano in realtà consapevoli della portata pedagogica e sociale di questa apparentemente innocua somministrazione, lo dico tra virgolette. E qual è il vero reale pericolo? Allora, il vero reale pericolo sta scritto tutto quanto in un documento del 2008. E poi i colleghi insegnanti sanno benissimo che l'anno scorso c'è stato questo rischio della legge Aprea, cioè quello di trasformare le scuole, come succede nei paesi anglosassoni, in particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti. A questo proposito io consiglierei la lettura, anche se in inglese, di un libro di una pentita di questi test, che è stata anche lei collaboratrice di Reagan nella, diciamo così, somministrazione, nella ideazione di questi test negli Stati Uniti d'America, e che poi si è pentita, e si chiama Diane Ravitch. Il libro non vi dico il titolo in inglese perché è una... Magari dice brevemente che cosa dice. Dice praticamente che questo tipo di misurazione e di valutazione ha livellato verso il basso le conoscenze degli studenti, degli alunni. E che cosa sono le charter school? Le charter school sono delle scuole finanziate a metà dallo Stato, quindi una piccola parte dallo Stato, e per gran parte da fondazioni di privati. E questo è quello dove voleva andare la legge Aprea? Era quello dove voleva andare a parare la legge Aprea, ma che insomma partiva da lontano, perché il documento che io ho sotto gli occhi, redatto ovviamente dalla triade che nel 2008 era a capo del, diciamo così, del comitato politico degli Invalsi, dei professori Checchi, Ichino e Vittadini, parlava di una configurazione a regime di questa scuola pubblica misurata, in cui venivano somministrati a tutti le scuole questi test, con la finalità e la finalità era la predisposizione di un'anagrafe scolastica. E questo avrebbe permesso, secondo loro, alle famiglie di scegliere la scuola migliore per i loro figli, ma vi è da ride a Scampia, no? Che cosa poteva succedere? E avrebbe avuto come conseguenza il reclutamento e la rimozione dei presidi sulla base della performance ottenuta anche grazie alle prove Invalsi. Il reclutamento o la rimozione degli insegnanti, fino in casi estremi all'accorpamento o alla chiusura delle scuole. Ma questo è quello che ancora può accadere? E questo è quello che ancora può accadere, perché quando sento il ministro che parla di merito, ora badate bene, io penso che gli insegnanti debbano essere valutati. E su questo siamo d'accordo anche noi. Ma debbano essere valutati innanzitutto nel momento della reclutazione. Quando viene prima della reclutazione la formazione. Allora, qui in Italia gli unici insegnanti che studiano per diventare insegnanti sono gli insegnanti di scuola elementare, quelli che hanno fatto il vecchio istituto magistrale e quelli che hanno la laurea in ormai anche quella però a crocette, abbiate pazienza, ho avuto la fortuna di frequentare a test
le due università, la vecchia università prima della riforma Zecchino con la laurea in lettere e l'università post riforma Zecchino, dove io gli esami li ho fatti rispondendo come dire, a questi test che poi venivano corretti da un correttore a lettura ottica, quindi dovevo annerire questa cosa, delle caselle, e in base a quello venivo valutata. E io mi chiedo, allora, l'articolo 3 della Costituzione dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sottolineo persona umana, e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Dove sta in questo modello di scuola? Allora, questa domanda lo sanno le mie colleghe che esiste, è pronta, era già pronta lo scorso anno, tra l'altro in un articolo della Spending Review, quindi nemmeno possiamo, come dire, promuovere un referendum contro questo, un maggiore finanziamento alle scuole che avessero dimostrato nelle performance in valsi, come dire, di eccellere, lo sanno le mie colleghe. Ma lo hanno fatto? Che cosa? Hanno il maggiore finanziamento? Per quest'anno non, no, anzi, devo dire che insomma, gli anni passati? Vabbè, non ancora, perché non esiste in realtà una legge che consente questo. Noi lo scorso anno siamo riusciti a bloccarli grazie a un'azione congiunta. Io ringrazio personalmente il Comitato Genitori che lo scorso anno è riuscito a farci, come dire, a spalleggiarci in una lotta che prevedeva l'aumento dell'orario a 24 ore, eccetera, eccetera. Io ricordo un'assemblea affollatissima, come mai ne ho viste, in cui abbiamo ricevuto la grande solidarietà e il grande appoggio di questi signori che hanno capito il valore del nostro lavoro. Allora ci prendiamo un'altra pausa e poi voglio dire la mia anche su questo appoggio che vi abbiamo dato e qual è stata invece la risposta degli insegnanti. Ci rivediamo fra un altri 5 minuti. La canzone la facciamo sempre scegliere a Lorenzo, che oggi ci fa anche da DJ. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand, it all.